Allora, ciao a tutti ragazzi, grande video atteso di Lambrenedetto. Sono qui con Master Wallace, perché mi dicevano no, non glielo dirai, io sono ignorante, quindi non ho problemi, io non ho studio. Siamo uniti contro praticamente questa piaga che è praticamente l'utilizzo di doping, di anabolizzanti nel bodybuilding. Ciao Master, inizia un po' tu a raccontare questo discorso. Tu sei nella vita nel bodybuilding, è una piaga questo discorso qua, è una piaga questo qui degli spruzzati, come li chiamo io. Assolutamente sì. Intanto vorrei salutare i ragazzi, dire che sono contento di essere ospite qui con Lorenzo, che è una persona davvero squisita. E volevo fare giusto un piccolo regalo ai ragazzi, che mi è stato chiesto di fare una piccola posa di bicipite, giusto per far capire il valore di Master. Allora, io vorrei interrompere, siccome poi io ho anche i miei haters e compagnia varia. Io ho fatto parecchi video su questo argomento, certo. E mi dicono: Lambre, hai sempre detto che tu uno spruzzato, io li chiamo così, certo. Il nuovo termine, adesso li chiamo anche sbrufolati. Allora, lo riconosceresti lontanissimo. Vabbè, io vi posso garantire, io Master l'ho visto dal vivo, per me è natural, per me, perché lo capisci, cioè io ho fatto una vita nel mondo delle palestre, certo. Lo vedi, allora, quando uno utilizza certe porcate, si vede proprio anche il discorso delle vene, cioè comunque Master, cioè lo vedi, lui c'ha il braccione, ma dove sono le vene, quelle che ve fo, tutte queste cose qua? Ma sì, tipiche infatti, di quelli che comunque non vedo sbrufolate, non vedo... Infatti, a te ti accusano molto anche, prima così, di parlare di questo discorso, no? Ti accusano anche te molto di essere sì, in realtà non natural. Ma questo, guarda, fin dai tempi in cui io ero in BodyWeb, che è un famoso forum dell'epoca... E ero stato accusato di doping, ma più che altro diciamo per le masse muscolari, per la forza di misura. Ma chiaramente io ho sempre detto che un occhio clinico vede quando un fisico è dopato, perché la qualità muscolare, il sistema vascolare è talmente particolare che si vede. Il fisico di Master, per quanto sopra la norma dei natura, non ha il marchio del dopato o dello spruzzato, come dice Lorenzo. Quindi chi ne capisce di bodybuilding sa che questa è la realtà di Master. E Lorenzo, che mi hai visto dal vivo, no, io poi a me sembra strano che uno ci metta tra virgolette l'impegno che c'ha come me, perché io ti dico, io non è magari avrai visto il mio video, io molto provocatorio, perché io sai sono molto provocatorio per cercare anche di attirare l'attenzione su questo comunque argomento, certo. E già ne parlai 2 anni fa del fatto che purtroppo si illude i ragazzini, che magari ne capiscono poco, del fatto che si possa arrivare ad ottenere certi tipi di masse, certi tipi di definizioni esatto. In maniera così natural. Allora, Master è uno che comunque fa la palestra da una vita e è comunque un certo tipo di persona. Ci sono, tra virgolette, possono esserci le eccezioni, però Master, diciamo la realtà, io ho detto che un natural non può arrivare ai livelli, perché anche tu, difatti, che sei comunque piazzato, che sei comunque messo bene, certo. In una gara seria, no, assolutamente non passeresti neanche, non potrei competere, non potresti competere, perché non hai quel... Ma diciamo che in una gara, diciamo, al di là dei volumi muscolari, che diciamo su quel punto lì potrei anche dire la mia, il problema è che in gara, come tu sai, ci vogliono delle qualità muscolari, definizioni che senza farmaci non ce la fai, è inutile. Questo è inutile. Sfatiamo un altro mito, che è anche quello di Mister Olimpia. Sì. Cioè, spiegagli un attimino che tutti i Mister Olimpia erano spruzzatissimi, cioè, perché tanti magari non se ne rendono conto, cioè, ma lì... Non vai da nessuna parte se non hai... Poi molti dicono, io poi ti faccio parlare, non pensare che solo con quello deve avere la genetica. Sì, ho capito, ma senza quello non arrivi da nessuna parte. Assolutamente sì. Diciamo allora dov'è? Dov'è lo sport? Dov'è l'etica? Assolutamente. Difatti Mister Olimpia potrebbero chiamarlo tranquillamente Mister Olimpia farmacologico, nel senso che
quella gente lì non è che sia dotata geneticamente a livello muscolare, è dotata geneticamente per i farmaci, cioè quella gente lì con i farmaci diventano veramente giganteschi. Mentre in Italia tu sai che abbiamo i dopatelli nostrani, Sì. no? Che pur prendendo le stesse cose che prendono Sì. loro, sono più scarsi. Dopatelli nostrani, come li chiami tu, mi dicevi, cioè che nonostante loro sono addirittura dici che qui arrivano a prendere. Ma assolutamente sì, certo, prendono le stesse cose, gli stessi dosaggi dei Mister Olimpia, ma non sono Mister Olimpia proprio perché sono dei, diciamo, sono falliti dal punto di vista di ricezione dei farmaci, quindi non saranno mai come loro Quindi che lì prendono le stesse cose. vince come, cioè chi resiste di più a pigliare un Esatto, mare di cose certo, cioè allucinanti. resistere e anche diventare enormi, perché non è che tutti, perché molti dicono, voi prendete i farmaci come... Molti dicono, come mai, pensate che Ron Coleman sia solamente questione di farmaci? Sicuramente uno che si è allenato, ha fatto la dedizione. No, Ron Coleman è uno che ha una ricezione di farmaci, aveva, eccezionale, e ha resistito per oltre vent'anni Vabbè, ma alle assunzioni, perché molti altri hanno lasciato esatto. subito. Ma tornando, diciamo, a un po' più terra terra. Nel senso che comunque spiegagli anche agli amici, perché magari qualcheduno non l'ha capito, anche il mito del bodybuilding era spruzzato, cioè il più Oddio, grande, quello Arnold, sì, ma vabbè, certamente, cioè. ma Arnold No, ma c'è Edianago, ancora gente che ma guarda, penso che, vabbè, ma cioè, tutti più o meno a quelli belli lì, sai, ma ma l'hanno messo anche lui, Lorenzo, ma, l'ha messo anche lui, quindi cioè non è che stiamo dicendo, sì, perché uno no, dice no, ma certo, l'ha no, messo l'ha messo in anche, un'intervista capito? pubblica, poi è Cioè. stato anche, però Arnold è anche molto ipocrita, perché da un lato ha fatto l'intervista quando disse, mi dopavo, lo sconsiglio ai giovani, Vabbè, non però. lo fate, però organizza gare come l'Arnold Vabbè, Classic, sono tutti dopati, si sa, lui li va a vabbè. premiare, gli dà la mano, Beh, a dire la alla verità, in fine. America anche nelle gare di Natural, mi sembra che lì di Natural ci sia No, veramente nelle gare in poco. America di Natura assolutamente, cioè quelli sono simili dopati, i test Sì. Beh, antidoping lì non hanno veramente alcun significato. però il test antidoping sai che comunque li puoi tranquillamente girare, perché l'antidoping è sempre più Certo. avanti rispetto, cioè il test vero dovresti farlo a Lugano dove ti porto io, spendi 4.000 franchi e Sì. ti fanno un test dove lì veramente andiamo a vedere certe cose. Però ti dirò che lì la strategia più usata in test antidoping è quella di non farli. Ma io quello che, Capisci? però voglio arrivare al dunque, al di là di questi qui che molti dicono, sì, lì c'è questo, eccetera, 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 c'è anche nel calcio, c'è nel basket, c'è in altri Vabbè, sport, certo. per l'amor di Dio, che magari guadagneranno miliardi. Però parliamo invece di quelli che invece si rovinano la vita, per che Certo, cosa? Per nulla, per nulla. cioè. Difatti, intanto c'è da dire che il discorso della salute, c'è Quanto anche... fanno male? Quanto fanno male? Allora, sicuramente, diciamo, non facciamo del terrorismo psicologico così gratuito. Non è che adesso uno, se assume gli steroidi, ci lascia le penne No, istantaneamente, beh, o chiaro. fra... questo no. Però sicuramente i danni, specie sul lungo termine, a livello cardiaco, si è visto come le morti nel bodybuilding sono sempre a carico Sì, del a cuore o... molti sì. E quindi i danni a lungo termine ci sono, chiaramente, per cui sono Anche a sicuramente livello delle renale. Io poi voglio renale, trovare anche un dottore che spiegherà pure queste ma cose, più però. che altro l'organo che ne soffre di più è il cuore, perché si ingrossa e va in scompenso cardiaco. Abbiamo avuto Sì. anche dei giovani qui talenti italiani che sono morti in modo prematuro, adesso non facciamo nomi, ma Comunque, pericolosissima sta è cosa qua. pericoloso, sicuramente. Ma c'è anche un altro aspetto, Quello Lorenzo. psicologico. Anche volevo sottolineare l'aspetto legale, perché nessuno può avere tramite un medico lo E tu Xandrolone, il Mistral, di non... queste cose penso che ne sai bene, visto Certo, comunque la tua ex professionale. Sei un assolutamente, pensionato, ma hai fatto una professione che penso che assolutamente, ti conoscono ormai, perché tu non hai nascosto il certo, tuo. Ha una maschera per il personaggio. E quindi mi dicevi che anche lì questo dicevo discorso. che chiunque ha in mano uno steroide di sicuro l'ha preso in un mercato illegale. Perché nessuno ti può prescrivere steroidi, Quindi possono arrivare nessuno. da, come hanno fatto un servizio televisivo, vanno magari in altri paesi, possono arrivare online e quindi non sai Sì. addirittura neanche che cosa prendi. Allora, online è una forma, diciamo, di acquisizione dei farmaci dopanti che veramente lì non si sa cosa si È da prende, in pazzi. nessun modo. Ma il giro più diffuso è quello dello spacciatore locale, quello nelle palestre che girano, che tu sai che ne hai parlato. Nelle Sì, palestre c'è sempre non quel giro, no? dobbiamo nasconderlo, che Ecco, e purtroppo. Però quindi... diciamo che la stragrande maggioranza, che io tanto conosco, sono tutte
gente che si allena in maniera pulita, gente corretta, Sì, no, certo, assolutamente sì. preparatori nati, purtroppo ci sono anche le mele marce. E per quello che io dico, ragazzi, state attenti, specialmente i giovani, alle false illusioni, ad arrivare a pensare di poter crescere in fretta. Io ho visto dei ragazzini, è capitato in anni e anni di frequentazioni mie, di vedere gente che nel giro di 6 mesi è passata da tot a tot, perché togliamo anche questo discorso che devi allenarti, devi avere la base, devi avere chissà quale cosa. Io ho visto gente entrata anche da poco che ha iniziato a spruzzarsi da giovane, poi ha Certo. smesso perché ha avuto dei problemi, a raggiungere dei livelli muscolari di massa quasi come te nel giro di pochissimo tempo, tutto fatto di acqua, Certo. ovviamente, che poi una volta ha smesso ha perso. Certo, difatti questi cambiamenti così rapidi sono sicuramente segno di doping, che poi a parte diciamo i volumi e le masse, anche Sì, quando vabbè. vedete un ragazzotto in palestra che da un momento all'altro ha un sistema vascolare molto più evidente, Sì, qualità muscolare, non quello puoi da giovane è avere un una cosa sintomo così. evidente che sta assumendo Un po' steroidi, di brufoli, anzi un brufoli, po' eccetera, tante di brufoli, eccetera. sbrufolate, brufoli, che poi non lo fanno solo gli uomini, eh. È molto diffuso anche nelle Il donne, doping che dà degli stessi danni, cioè. è diffusissimo, ma le donne però soprattutto a livello agonistico, nel senso che nelle palestre adesso donne dopate Sì, non è che se ne vedono no, tantissime, però magari però a qualcuno livello è più agonistico roba di uomini, è sì, vero, più però. di uomini anche non agonisti, perché gli uomini Esatto. soprattutto il doping è per i non agonisti, cioè certamente gli agonisti usano i doping, ma la stragrande maggioranza dei consumatori di doping non sono agonisti, cioè il classico frequentatore di Sì, che palestra che deve vuole andare. ingrossare in un Sì, che vuole anno. fare la settimanina al bagno Mariuccia Esatto, e poi va in giro a raccontare che lui mangia la tacchinella, lo yogurt greco quando è spruzzatissimo. La cosa che a me mi sta esatto. più antipatica è vedere queste persone che si dichiarano natural quando poi sono piene. Almeno state zitti, zitti, state zitti. Ecco, difatti qualcuno sta anche zitto, nel senso Zitto, che state zitti, ecco, almeno zitti. Non fate i professori, state almeno zitti, quello, zitti, Abbiamo, zitti. difatti abbiamo Lorenzo, come te sai, adesso andiamo fuori dal discorso delle palestre, andiamo al discorso mediatico, web, YouTube. Io lo farei in un altro video. Io Ok, concluderei qui va lanciando un bene. messaggio fondamentale, che è quello di ragazzi, zero di queste porcate. Zero di queste porcate. Assolutamente. E chi vuole unirsi alla lotta, Lambrenetto Doping, tranquillamente io do spazio al mio canale e come così anche Master. Ciao ragazzi. Certo.